Le azzurre sicuramente più convinte e, a differenza di una Tatiana Guderzo che arriva dalla pista, probabilmente la Cantele ha molta voglia oggi di mettersi in mostra. Poi, chiaro, deve fare i conti con davvero l'elite del movimento elite. Sì, ma dimostra fin dall'inizio l'HTC Columbia, la squadra di Noemi Cantele, di tenere particolarmente a questo appuntamento. Infatti sono lì assolutamente attente, sono rimaste in questo momento 16 atlete, Radio Corsa ci segnala il loro vantaggio di poco superiore al minuto, che hanno scollinato sul brinzio. Elenchiamole: Giudi Tarda, Emma Pulli, Isabeliscaia, Bruns, Cantele, Willumsen, Johansson, Patuzzo, la giovane Leonora Patuzzo, Safi Pastazzara, anche lei campionessa del mondo tra le junior, Corset, Australia, Spratt, Brass, Berlato, altra italiana, Tatiana Guderzo, Marianne Vos, non poteva mancare lei nel gruppetto di testa, Nicole Cook e Moliceva. Il gruppo insegue a poco più di un minuto e cinque. Manca una, se vuoi, di solito abbonata alle posizioni che contano al Binda, è la bicampionessa del mondo, la svedesona Ljungskog, è attardata nel gruppo che insegue immediatamente a un minuto e cinque secondi, praticamente delle forti pronosticate è l'unica che ha marcato visita in questo gruppo, che ormai sembra aver preso decisamente la corsa in mano. E se c'è una che ha voglia di far sul serio è proprio la russa di cui abbiamo parlato poco fa, Olga Zabelinskaya, la figlia di Tsukrutchenko, che a questo punto, ultimo giro nella sintesi al trofeo Binda, ha deciso di far corsa dura e adesso ha un vantaggio importante. Staremo a vedere che cosa decidono di fare dietro. Sì, riassumiamo brevemente quello che è accaduto. Abbiamo visto le 16 di testa, qui siamo già con le nostre immagini al finale di gara, all'ultimo giro, agli ultimi 17 chilometri. Nel frattempo sulle 16, dopo il primo passaggio da Cittiglio, sono rientrate anche altre 4 atlete, l'olandese Bosman, Verbeek, Henrion e Neyland. Quindi abbiamo un gruppo con 20 atlete. In questa fase siamo all'ultimo giro, Zabelinskaya davanti, da sola, e dietro un gruppo di 19 atlete che la stanno inseguendo. Il gruppo, la gran parte del gruppo, invece ormai tagliata fuori, oltre 3 minuti il ritardo del gruppo principale al passaggio sotto l'ultimo giro. Cantele già molto in forma, molto tirata all'inizio della stagione, sono lì un po' a studiarsi, Emma Pulley là dietro e Zabelinskaya sempre davanti, convinta nella sua azione in avant scoperta, classe 1980, campionessa del mondo della corsa a punti, campionessa d'Europa. Insomma, questa pausa per maternità, Andrea Carlesi della Phoenix Petrograd è già lì, lui molto attento al mercato dell'est, tra l'altro ha corso nella Phoenix, la Zabelinskaya, e si parla già, notizie, voci mercato, di una particolare attenzione della squadra toscana, con la Zabelinskaya sempre da sola al comando, e dietro, chiedo a te che hai l'occhio, non le vedo così convinte. No, in questo momento c'è un inseguimento che non è ancora condotto principalmente adesso da una squadra principale. Adesso parte l'Australia. C'è in questa fase naturalmente invece un allungo, ma è soprattutto HTC Colombia e della stessa Noemi Cantele che si porta immediatamente a ruota dell'atleta australiana, mentre la Zabelinskaya è transitata ai meno 10 all'arrivo. 10 chilometri per la Zabelinskaya, Olga Zabelinskaya lavora bene al passo, non si volta, segnale della sua sicurezza, della sua convinzione fino a questo momento, sfila qualcosa dietro, avete visto la maglia iridata di Tatiana Guderzo, rilancia invece Emma Pulley, non ci sta Emma Pulley, sì, la prima a reagire rispetto all'azione della russa. Ecco, vediamo da queste immagini, Zabelinskaya ha già iniziato l'ultimo passaggio, l'ultimo attacco della salita di Orino, e in questo momento anche le inseguitrici, ed è Emma Pulley che imprime l'andatura, e vedete che la nostra Tatiana Guderzo fa fatica, non è in una grandissima condizione, però è lì, trene duro, stringe i denti nel tentativo di rimanere con le migliori. Hai notato la Voss, forse la lezione di Varese in qualche maniera, prendi tutto, chiudi tutto, vai a chiudere tutti i buchi,
comincia a imparare, lei è una grande, assolutamente. Però grande per grande, qualche volta ha dimostrato scarsa intelligenza nel leggere la corsa. Forse le strade varesine le hanno insegnato qualcosa, e sulle strade varesine un'altra volta, in questo caso il Binda, e lì hai visto, nascosta, non mette mai il naso fuori, chissà mai. Vos Cantele Art, Verbeke, Johansson, Guderzo, Bras Molicheva, Berlato, Corse, Nilan, Tanta Australia, Cook e un'altra, sì. Questa sì che sa correre, la gallese Nicole Cook. Ecco, da questa immagine I Mapulei fra coloro che sono sospese. Zabelinska è lì che sta appunto approcciando questo tornante. Che Mapulei brava che è la piccoletta britannica. Circa 5-6 secondi di ritardo, quindi ormai direi Zabelinskaya che continua a tenere duro, però ormai ce l'hanno a tiro e dietro a una quarantina di metri il gruppo. L'anno scorso hanno raccontato di perfetta armonia in casa Cervelo, ha vinto Claudietta Hausler al Giro d'Italia. Le due invece alla Pulei è costato molto abbassare la testa nelle gerarchie della squadra. Mi sa che è finita l'avventura della Zabelinskaya per il momento, perché ormai sono addosso le inseguitrici, e dire inseguitrici vuol dire l'elite del ciclismo mondiale, le più forti, la crema. Emma Pulei che sta chiudendo alla sua ruota, la vedete, ve l'avevo segnalata, colei che veste la maglia di campionessa nazionale olandese, vale a dire Marianne Vos, che potrà contare sull'aiuto della compagna di nazionale Andrea Bosman. Quindi una Marianne Vos che, come hai detto, dovrà gestire questo finale, perché per non sbagliare, per non essere portata a dare troppo e poi magari pagare dazio. Niente di che, nemmeno al femminile questa salita, pendenza media che non supera il 4%. Da dire però che è la quarta volta che il gruppo che è le migliori che viene percorsa. Esatto, infatti c'è stata grande selezione, vediamo anche in questo gruppo di testa formato appunto dalle migliori, si è selezionato sotto la spinta di Emma Pulei, vediamo circa un 100-150 metri la differenza tra le prime 8 e il resto della compagnia, si tratta di altre 12 atlete. Pulei che ha fatto il forcing che poi però chissà che a gioco lungo rischia di pagare, mentre qua siamo con Marianne Vos che battezza la ruota della britannica, però resta sempre senza il vento addosso. Cioè, intanto ci segnalano, ma lo stiamo vedendo anche da queste immagini, che al Gran Premio perdono contatto dal gruppo di testa Bosman, Hunt, Guderzo, Brass e Berlato. Quindi tra le nostre atlete la sola Noemi Cantele, ora in seconda posizione, che resiste in questo gruppo di testa appunto trascinato da Emma Pulei. Mancato solo un attimo nel disegno di Lucio Rigato, top Fassabortolo con la Berlato, che entrasse nel gruppo delle migliori una bravissima Gloria Presti, sempre, sì, sempre in mezzo tra il gruppo delle prime e il gruppo delle, ormai a questo punto non si può nemmeno più dire immediate inseguitrici. Va da sé che una Berlato che l'anno scorso ha dato dei bei segnali anche in prospettiva azzurra, probabilmente con un punto di riferimento in squadra avrebbe potuto dare altre dimostrazioni, e invece adesso, nel momento in cui siamo al Gran Premio della Montagna, la Pulei un po' per chiudere su Zabelinskaya, un po' per fare corsa a titolo assolutamente privato, Cervelo nel suo nome quest'oggi, mentre di sicuro meglio corredata sono la squadra, proprio le giallo-bianche di Cantele con le due australiane. Va, poi ci rinuncia, guarda quanto sta ragionando Vos. Ma oddio, ha visto la Zabelinskaya, sì, che continua tra l'altro in questo Vos atteggiamento. Vos è Maria dell'Olanda, attenzione. Sì, in questo atteggiamento iperattivo, è appena stata ripresa dopo una lunga fuga, ma è ancora lei lì davanti che imprime l'andatura. Marianne Vos, quando ha visto qualcosa che si è mosso, sì, nel gruppo, ha fatto anche un urlo, l'abbiamo sentito dagli effetti, e si è portata immediatamente sulla ruota della Russia. Jon Lammers, il direttore sportivo dell'Olanda, nel femminile continua un po' la consuetudine, sono squadre di club e squadre